La neve, sì. Buongiorno. 4 dicembre, ore 8. Ebbene sì, questa notte ha nevicato un po', è tutto bianco e sono felicissimo. Ora accendo il riscaldamento, che abbiamo 15 gradi qua dentro. Ok, acceso. Continua a nevicare, godo! Me ne sto ancora una mezz'oretta a letto, tempo che si scaldi tutto e poi a fare una passeggiata fuori. Che figo! E adesso è ora di alzarsi, che è tutto bello caldo. E fuori continua a nevicare. Un vero spettacolo. Sì. Fuori abbiamo 2,5 gradi e dentro 16, quasi 17 gradi. Vediamo com'è la situazione. Pronti? La neve, lo svaldino con la neve. Wow! Le montagne naturalmente non si vedono, ma saranno cariche. Oswald, la prima neve! Dai, un'altra dedica gliela facciamo a sto poveraccio. Una cosa che non conosci, però puoi andarla a cercare su Wikipedia. Lasciamo il beneficio del dubbio, altrimenti la ricerca diviene troppo facile. Vado a fare colazione. Casa, dolce casa. Bulletproof caldissimo. Buona nevicata a tutti! L'una e mezza. Tutto bello bianco e la temperatura si sta alzando. Fuori abbiamo 4 gradi. Infatti, la situazione è questa, che non nevica più, ma sta gocciolando.
Peccato, se fosse abbassata invece che alzarsi, i fiocchi sarebbero diventati più grandi. E invece adesso verrà giù acqua e tutta questa bella neve si scioglierà. Peccato. Io ho un compito veramente ingrato, ma da compiere assolutamente. E cioè, ho fatto scorta ieri di un po' di gasolio, circa 11-12 litri. Adesso, dopo una tisana calda, dovrò fare il pieno al serbatoio del mio cinebasto. Così da starmene tranquillo per un bel. Io mi faccio una tisana calda! Oggi c'è Beppe Xito, l'idolo incontrastato dei Napalm 51, che è caldissimo, ragazzi. Si vede che dopo l'ultimo DCPN è andato fuori e se già prima gli rodeva stare a casa, ora boh, sta consumando le tastiere. Tastiere a fuoco! Dai, che adesso ti facciamo anche le magliette. Grande Peppe. Oh, Peppe Xito! Mannaggia la Maronna! Ok. Missione riempimento serbatoio. I guanti li ho fuori. Mi servono le chiavi o no? No, perché non devo entrare in cabina. Ah no, sì, mi devo aprire il gavone della bombola e del serbatoio. Per travasare il gasolio dalla tanica al serbatoio del riscaldatore. È un bello straccetto pronto. Questo che sto riempiendo sono 1 litro. Nel serbatoio ho visto ieri ce n'erano ancora circa 3 litri, probabilmente ne servono 9 di questi. Vediamo, uno. Non gli metto ancora additivo per il gelo, tanto qua la temperatura non è che si abbassi così tanto da temere che si ghiacci la paraffina nel gasolio. Due. Sto riempiendo tanto, infatti sarà un po' più di 1 litro. 4. Cinque messi. Questo è il sesto. Sembra già bello pieno. Chissà che ho il telefono che suona, vabbè, risponderò dopo, adesso sono un po' impegnato. Questo è il settimo. Ottavo. E se i calcoli sono giusti, col nono dovrei addirittura avanzarne. Magari lo faccio solo a metà perché ho paura che ci siamo già a vedere da. Ah, i calcoli erano giusti. Questo. Eccoci, perfetto, livello perfetto. Adesso è proprio bello pieno. Sì. Oggi è il 4 dicembre, vediamo un po'. Qua ci sono 12 litri di serbatoio, durerà una vita. Poi ho ancora questi che saranno 1,5 litri d'emergenza. Una bella pulita a tutto. Questa tanichetta se ne va lassù, nelle riserve. Ok.
Mannaggia, leggevo il DCPM di ieri, restrizioni, non è cambiato nulla per quanto riguarda i trasporti, tutto bloccato fino al 15 gennaio, ma siamo pazzi! Cioè qua ragazzi bisogna scendere in piazza, bisogna ribellarsi un attimo, non possono mica impedirci di muovere così tanto. Questa la mettiamo lì. Questo qui è l'additivo per il gasolio, ma ripeto, non è ancora necessario metterlo. E qua non stiamo raggiungendo temperature così rigide. Questi qua fanno parte del kit. Ok, via. L'altro serbatoio lo mettiamo qua. Ciao bimba, come stai? Boh, e qua siamo a posto. La casina. Come si sta bene qua dentro, non mi sono neanche troppo immerdato di gasolio. Mi piace, ho messo la GoPro prima per fare un time warp sul tetto, una nevicata, così mentre riprendeva per 15 di velocità ruotava anche, chissà se è venuto bene. Dopo provo a guardarlo e poi lo vedrete anche voi se è venuto bene. Secondo me sì. Inizio è caduto un po' di volte perché sgummava sulla neve. 4:30. Ho fame. Più o meno. Non più di tanto. Il sole è calato? No, il sole non è calato perché non c'è mai stato oggi il sole. La situazione fuori è questa. Sono appena uscito a fare una pipì e fa veramente freddo. 3 gradi. Ha smesso anche di gocciolare. Boh, adesso vedrò un attimo cosa spadellarmi stasera e poi ci mettiamo all'opera.